Va bene, stavo dicendo, al filmato, penso che da fisico che ha introdotto la fisica quantistica nell'interno della medicina, io penso che qualche idea, qualche base io dovrò per forza darvela. E allora parto da un concetto, perché nel filmato lo dice, ma non vi fa capire chi è stato. Cioè che la massa vibra, l'avete sentito, ma a questo punto perché la massa vibra? Perché tutto ciò che vive vibra? Perché? E perché all'inizio del Novecento, guardate, ci sono stati dei fisici meravigliosi, stupendi, hanno preso tutto il Nobel. Noi poi parliamo sempre di Einstein, perché Einstein è quello più noto. E che cosa ha detto Einstein, ma tenendo per altri? Ha detto che è una forma di energia. Ma caspita, questa è una scemenza bestiale, perché guardate, prendo questa monetina. La vedete? Questa moneta c'ha massa, certo, guarda un po'. Se io lascio la mano cade per terra la monetina. Perché cade per terra? Perché c'è l'azione terrestre. Quindi la massa per fisici prima di Einstein era solo legata al peso della sostanza. Quindi io faccio il medico e dico, allora il mio fegato, eccolo qua, lo tiro fuori, lascio, apro le mani, cade per terra il fegato, certo, a massa. Questo è il concetto. Ma arriva Einstein e ha detto, no, scusate ragazzi, attenzione, verissimo, la massa è legata al peso, però la massa è una forma di energia. Ma voi capite bene che roba bestiale ha detto? La massa è una forma di energia? Ma cosa vuoi dire? Che allora quello che tu c'hai in mano, che vi ho fatto vedere, esprime un'energia? Sì. E questa energia quanto vale? C'è una lavagna qui che non è luminosa, ma a questo punto ve la scrivo. Non perché vogliamo fare una lezione di fisica e che non ce ne frega nulla. Allora, l'energia è uguale alla massa per la velocità della luce al quadrato. Ma siccome non faccio una lezione di fisica, vi dico, cancelliamo questa. E allora posso dire che l'energia è proporzionale alla massa. Ah, caspita, ma io faccio il medico. Ma allora vuoi dire che Einstein mi ha detto, stai attento, caro Spaggiari, che tu quando parli del fegato, che vedi come massa, perché noi medici vediamo solo le masse. E stai attento però, che al di là di quello che ti può dare la massa, attraverso l'ecografia, attraverso l'ATAC, attraverso la risonanza, attraverso quello che volete voi, lì c'hai un'energia che è espressa dal fegato, là. E quell'energia come si misura? Allora non faccio una lezione di fisica, fate un atto di fiducia, faccio il fisico, guardate che la massa è proporzionale alla frequenza. Ah, caspita, ma allora nel filmato aveva ragione. Tutto ciò che vive vibra. E qual è la caratteristica di questa vibrazione se non la frequenza? Ovvero, traduci in maniera diversa, il numero delle oscillazioni nell'unità di tempo. Il tempo per noi fisici è il secondo, quindi significa che la frequenza è legata al numero delle oscillazioni in un secondo. Evidente che se ti prendo il fegato vuol dire che l'energia è quella del fegato e quindi la frequenza è quella del fegato. Se ti prendo il pancreas, la struttura sarà diversa, anche dal punto di vista medico è diversa. Le cellule sono diverse, la struttura è diversa. Però c'è un'energia ovviamente diversa e quindi la caratteristica di ogni singolo elemento che compone il corpo è la frequenza. Se parlo del fegato, la frequenza del fegato, se parlo del pancreas, la frequenza del pancreas, se parlo
degli ortopedici della C1, C2, C3, S1, S2, S3, bene, loro lo vedono come massa pura così e io dico, no, aspetta un momento, guarda che quella lì c'ha anche una sua frequenza caratteristica. E allora voi capite bene, il discorso diventa meraviglioso, stupendo, perfetto. Perché? Perché allora io vi dico che rappresento il nostro corpo come un insieme di circuiti oscillanti, che adesso tra poco vi spiego. Ma questo è un concetto. Certo, circuito oscillante, come si rappresenta in fisica un circuito oscillante? Questo che ha frequenza 1, questo che ha frequenza 2, puntini, 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 questo che ha frequenza n, con n che tende a infinito. Perché secondo qual è l'elemento, la cellula. Non parlo più dell'organo, la cellula c'è, ma certo, dal punto di vista biologico, dal punto di vista anatomico, dal punto di vista fisiologico, dal punto di vista patologico, è diverso. E io dico, sì, ma quella cellula lì c'ha massa e quindi è caratterizzata da una propria energia, ovvero da una propria frequenza. Caspita, allora è una rappresentazione pazzesca questa qua. Questo è un uomo bionico, è un uomo che mette frequenze. E le frequenze che cosa servono secondo voi nell'interno dell'organismo se non trasferire informazioni? Quindi il concetto che noi medici abbiamo imparato, ci hanno insegnato, e che vanno rispettato, perché effettivamente sono concetti fondamentali che nessuno mette in dubbio, e hanno dimenticato una roba incredibile, ovvero questa parte qua, l'informazione. La lavagna, adesso la metto perché ci sarà qualche filmatino fatto da me. È troppo energico. Esatto. Allora voi capite bene che qui c'è una trasformazione dei concetti che noi abbiamo studiato, abbiamo approfondito e che i medici ignorano totalmente. Ma vedete, quando qualcuno dei miei colleghi ha messo in dubbio le cose che io vi sto raccontando, io li metto in ginocchio. Perché? Ma perché dico, scusa caro collega, ma tu mi spieghi perché quando hai un dubbio, al di là dell'ecografia, della TAC, fai fare la risonanza magnetica, analizzate la terminologia risonanza magnetica nucleare. Allora, non può essere un'esplosione nucleare, no? È chiaro. E allora che cosa vuol dire nucleare? E vuol dire che tu vai a vedere il comportamento di un nucleo. E qual è il nucleo? E noi siamo fatti di acqua, il 70% del nostro peso è acqua, ma se contiamo le molecole, il numero delle molecole di acqua presente nell'organismo sono il 99%. Quindi è lo studio del nucleo. E qual è dell'acqua? H2O. Quindi c'è più idrogeno rispetto all'ossigeno, quindi il comportamento del nucleo di idrogeno. Bene, primo punto, allora te l'ho spiegato. Secondo punto, magnetica. E qui dai, non ci vuole una grande fantasia, orco Giuda. Magnetica, che vuol dire? È che dentro quel tubo farò variare il campo magnetico. Cioè io, radiologo, non sono radiologo, faccio variare il campo magnetico. E mi manca l'ultimo concetto, risonanza. Cosa vuol dire risonanza? Vuol dire che le cellule ubbidiscono alla variazione di campo elettromagnetico. Sì, voglio dire questo, voglio dire questo.
Allora vedete che tutto quello che noi stiamo dicendo, compresi i circuiti risonanti di cui adesso tra poco vi parlo, è legato ad un concetto che noi medici utilizziamo. Le immagini sono meravigliose, stupende, e da dove provengono? Adesso la genesi lo sapete, da quello che vi ho detto io. Quindi l'ubbidienza che le cellule nostre di qualunque tessuto, molle, duro, cerebrale, cardiaco, è la miseria, che cosa meravigliosa. E certo, perché? È perché le nostre cellule risuonano come stanno risuonando le vostre cellule cerebrali ai discorsi che io vi sto facendo. Ecco qua. Beh, allora voi capite bene che è vero che si sta aprendo un orizzonte incredibile, che diceva Einstein, mettila qua. Einstein all'inizio della sua avventura. Oh, attenzione, tutte le persone che dicono qualcosa di nuovo e che non cantano nel coro come sono io. È evidente che è facile che uno possa dire, eccolo là, gli sparo. È meglio cantare dentro il coro, così se stoni, forse qualcheduno speri che non si accorga. Ma se tu sei un solista, a questo punto sei fuori dal coro e ti vedono tutti, ti sentono tutti e sparano. L'ha fatto Einstein. Perché? Eccolo qua. Quando ha tirato fuori quella legge là, ha rischiato di essere buttato fuori dall'università. E forse noi non saremmo buttati fuori dall'università, anzi adesso stiamo entrando a pieno titolo nell'università. Ci abbiamo impiegato un po' di tempo, 30 anni, però siamo anche noi entrati nell'università. Guarda un po' diceva lui là. Questo è mio padre. Il futuro della medicina sarà soltanto nella medicina frequenziale. Eccola, frequenziale. Il futuro della medicina è rappresentata da emissioni di frequenze da parte di tutti gli organi. E io dico non solo da parte di tutti gli organi, da tutte le cellule. Certo che le frequenze saranno diverse. Se io ti prendo un organo, tolgo. Ecco, lì oscillerà così, ma se adesso ti prendo una singola cellula, ecco, lì farà così, perché l'insieme delle cellule hanno una frequenza che è molto più bassa. Quindi voi troverete sistemi di analisi di frequenze che vanno da basse frequenze ad altissime frequenze, milioni di hertz. Il motivo è questo. Beh, allora potremmo far vedere un filmato che spiegherà una cosa interessante, l'ho girato io, eh? Mi vedrete. Non so se mi vedrete negli argomenti veramente. No, ecco. Vedete, è un filo, lo conoscete tutti, è un filo, in questo caso di ottone, potevo prendere un filo di rame, qualunque filo, toh, anche questo è un altro filo, vedete che il rame è nell'interno, poi qui c'è una guaina di protezione del filo. Ma ragioniamo un attimo su questo filo, guardate, eh? Questo filo ha una resistenza. La resistenza è importantissima perché abbiamo parlato della legge di Ohm, quindi ogni filo, ogni conduttore ha una propria resistenza. Ma io oggi non voglio soffermarmi sul valore della resistenza, quanto su una cosa che viene, si verifica quando io prendendo questo filo, guardate, poi prenderò anche un cilindro per farlo bene, unicamente per questo, e io mi diverto ad avvolgere questo filo, vedete,
vengono delle spire, eccole qua, 3, 4, 5, 6, eccola qua. E poi è inutile che ne faccia delle altre. Certo, se il filo fosse più lungo, io potrei evidentemente fare un numero di spire maggiori. Potrei arrivare a dire che faccio un avvolgimento con questo filo, meglio con un filo molto più lungo, che possono essere 50, 100, 500, 1000 spire. Ecco, ma guardate un po', cosa ho creato facendo un filo avvolto. Ho creato quello che i fisici chiamano la bobina. È molto importante questo, dovete memorizzarlo. La bobina è un elemento fisico che gioca un ruolo importante. Dove lo gioca? Nei circuiti risonanti, nelle antenne, vedrete poi nella radio. Lì dentro c'è una bobina, ma non finisco qua per dire che adesso prendo due piastre. Guardate, queste sono due piastre metalliche, le vedete? Eccole qui. Sono due piastre volgari. Guardate cosa faccio, Se io vi dicessi, li metto una parallela all'altra, eccola qua, e a questo punto caricassi la prima piastra che vi sto facendo vedere col più e l'altra col meno. Quindi porto sostanzialmente una batteria. Che cosa succede? Che queste due piastre, se non le tenessi in mano, perché se no scarico evidentemente la carica che gli ho portato, se non le tenessi in mano avrebbero il più di qua e il meno di qua. Una struttura del genere, anche qui dovete ricordarlo molto bene, si chiama condensatore. Forse lo dice anche la parola condensatore. È un qualche cosa che tiene in carica la carica che io gli ho portato, le cariche che io gli ho portato. Allora vediamo però praticamente, perché questo ve l'ho fatto vedere cos'è un condensatore. È chiaro che il condensatore, il valore elettrico di questo condensatore si chiama capacità. Allora, quando voi sentite parlare di un condensatore, dovete sapere che quel condensatore rappresenta la capacità del condensatore. E guardate, io lo tengo in questa distanza, ma se lo tenessi così, è chiaro che cambia la capacità, perché è tra un elettrodo e l'altro c'è maggior distanza. Se lo avvicino, è chiaro che la capacità è molto maggiore. E allora ve la faccio vedere il condensatore. Guardate, eccolo qua. Vedete? Qui non c'è la superficie parallela, c'è un cilindro che è questo, il primo, che è dentro a un altro cilindro, ovviamente isolato, eh? E se porto il più di qua, cosa che faccio? E il meno di qua, questo condensatore risulta caricato della tensione, ovvero delle cariche che io porto. Ma perché tutta questa cosa? Perché anche qui io sottolineo, enfatizzo questo concetto? Perché è molto importante. Torno alla bobina. Guardate un po'. Col filo che vi ho fatto vedere prima, ho fatto un'altra bobina, eccola qui. Questa no, è diversa, e il valore diciamo il valore dell'induttanza di questa rossa è diversa rispetto da questa qua. Ma se io a questo punto dicessi, beh, alimento questa bobina, questa rossa, con una tensione alternata, quella che voi avete visto, una tensione alternata è quella rappresentata da una sinusoide. E poi io avvicinassi questa bobina, guardate, e a questo punto la tensione alternata fa variare il campo generato. Avete visto che quando circola corrente si crea un campo elettromagnetico. E questo campo elettromagnetico lo
va a influenzare certo questa, mentre questa è alimentata dalla corrente alternata o dalla tensione alternata, e questa qui non c'è niente. È in funzione del numero delle spire che io vi ho all'uso prima. Qui ce ne sono tre di spire, ma io ne potrei fare 100, ne potrei fare 500. Che cosa succede ai capi di questa seconda bobina? Che cosa succede? Nasce una tensione. Ma chi l'ha creata? L'ha creata questa. L'ha creata il fatto che circolando corrente in questa bobina rossa si crea un campo elettromagnetico che induce, si dice dal punto di vista scientifico, una forza elettromotrice indotta, ma qui non facciamo una lezione di fisica. Sappiate che ai capi di questa bobina nasce una tensione e quindi nasce una corrente, anche lei ovviamente di tipo variabile sinusoidale. È molto importante quello che vi sto dicendo, perché poi vedrete che in un filmato successivo io parlerò proprio di alcune caratteristiche delle bobine, parlerò addirittura della bobina di Tesla e la vedrete. E allora a questo punto avete capito da cosa nasce la tensione sul secondario di un'eventuale bobina. E ci deve essere il primario lo alimento con una tensione alternata, la tensione alternata provoca un campo elettromagnetico variabile, attenzione, è solo attraverso un campo elettromagnetico variabile che si crea una tensione indotta, una forza elettromotrice indotta nel secondario. E questa è una cosa molto importante. E a questo punto termino nel dire, ma se io collegassi. Quindi non parlo più della bobina, del secondario, ma se io collegassi questo condensatore di cui vi ho parlato prima all'estremità di questo e all'estremità di questo, cosa riesco a fare in questo caso? Ve lo dico io, un circuito oscillante. E la frequenza di oscillazione di questo circuito oscillante in cui le cariche elettriche vanno a caricare la bobina col campo magnetico, dopodiché il campo magnetico va a ricaricare il condensatore in maniera inversa, è una specie di pendolo elettronico, il circuito oscillante. Che cosa è la frequenza di oscillazione? È legata al valore di L, che è rappresentata la bobina, e al valore di C. Le formule non ci interessano molto perché ho detto non facciamo un corso di fisica, ma i nostri colleghi che operano nel campo sanitario devono capire che un circuito oscillante è un circuito fisico composto da una bobina e da un condensatore. Il valore della frequenza è legato al valore di. Ecco qua. Allora, questo filmato mi fa capire che la famosa bobina che io ho costruito, guardate, se io la tirassi, ovviamente il filo tende a diventare un filo normale. E quello che cosa è dal punto di vista nostro? È un'antenna. Ma vi ricordate come è fatto il DNA? Il DNA è fatto una doppia elica in cui un'elica e l'altra è collegata con delle proteine. Bene, quello è un circuito oscillante di cui ho spiegato il valore fisico. Noi quindi abbiamo dentro ad ogni singola cellula un circuito oscillante che mette campo elettromagnetico, che mette oscillazioni, tali per cui la comunicazione delle cellule non è soltanto biochimica come ci hanno spiegato,
è una comunicazione anche biofisica. Anzi, adesso voglio fare una bella considerazione. Perché questi biochimici devono cominciare a capire anche loro che tutto ciò che loro ci hanno insegnato, che ho detto è sacrosanto, non lo mettiamo in dubbio, se non ci fossimo noi, tutte le reazioni che loro ci hanno spiegato non avverrebbero. Allora io faccio questo esempio che mi sembra molto significativo e molto bello. Quante sono le molecole presenti nel nostro organismo? Boh, non lo so, sono tantissime. Bene, io le chiamo A, B, C, D, E, F, G, Z. No, ok. Le tiro fuori dal mio corpo. Le metto dentro un reattore. Che cos'è un reattore? È un contenitore in cui io stabilisco il tempo. Le reazioni avvengono in tempi che sono brevissimi. Avvengono con la velocità della luce, ma vabbè, chi se ne frega. Diciamo che stabilisco il tempo 5 minuti. Ok. Stabilisco le condizioni di pressione, anzi, prima di temperatura, dai. Quanto è la temperatura del nostro corpo interno? 37 gradi. Benissimo, imposto 37 gradi. Quanto è la pressione? Oh, la pressione, dove mi trovo? Mi trovo a Milano. Milano è a livello del mare. Siamo in una pianura a livello del mare, quindi stabilisco la pressione del mare. Poi aspetto. Aspetto 5 minuti, passano 5 minuti, apro il mio reattore e che cosa trovo? Trovo che la molecola A si è fatto un intrallazzo con la B. La molecola A ha fatto un intrallazzo con la C. La molecola A ha fatto un intrallazzo con la B e via 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 via, poi la B ha fatto un intrallazzo con la C, la B ha fatto un intrallazzo con la D, eccetera. È la miseria, ma te, quella reazione che ti interessava, qual era? Era la Z. Ah, ecco, tutto questo casino, eccola qui, e tutto il resto lo butti via. Ma nel corpo umano succede quasi, ma neanche per solo. Se la molecola A deve incontrare la molecola Z e incontra subito la Z, e a questo punto io mi sono domandato: ma che cavolo è il regista? Perché noi siamo 7 miliardi e mezzo di popolazione. Le molecole fanno reazioni all'interno dell'organismo, le fanno in un numero incredibilmente alto. E chi può essere quello che le fa incontrare? Perché la molecola nell'organismo incontra la B, dice no, tu non mi piaci. Incontra la C, no, tu non mi piaci. Incontra la D, ma quanto cacchio di tempo impiega per incontrare la Z? Invece la Z la incontra subito. E allora? Allora ci deve essere qualcheduno, ho detto che io ho chiamato regista, che a questo punto fa in modo che A incontri subito Z. Quindi dentro l'organismo le molecole sono monogame. Fuori dall'organismo sono poligame, ce la fanno con tutte. Cioè sono poco serie. Dentro che sono socialisti. E qual è la condizione? È la condizione. Allora, la condizione ci deve essere qualche cosa che le unisce. Allora, quella che le unisce si chiama acqua. Ma perché l'acqua? Eh sì, l'ho detto, il 70% del nostro peso è l'acqua e il 99% di H2O sono il numero delle molecole. Allora vuol dire che l'acqua si riunisce in qualche modo, l'acqua oscilla, anche lei, guardate che simbolo è. L'acqua allora vuol dire che oscilla? Sì, si organizza in quello che noi fisici chiamiamo domini di coerenza, cioè non sono H2O dispersi da tutte le parti, si organizzano in assembramenti che chiamiamo domini di coerenza e questi oscillano, guarda,
oscillano. E siccome io adesso qui non faccio il fisico, non spacco il cappello in quattro, se la molecola A oscilla e la molecola Z oscillano con la stessa frequenza dell'acqua, arriva una reazione immediata alla velocità della luce. Oh, cavolo! Alla velocità della luce. Ma secondo voi, qual è quella grandezza fisica che noi medici ignoriamo totalmente e che viaggia alla velocità della luce? Se non il campo elettromagnetico, i fotoni, tutto quello, le onde, no, queste viaggiano alla velocità della luce. Ma caspita, allora noi siamo, c'aveva ragione Steiner, o Giuda, è perché dentro il nostro organismo le reazioni biochimiche arrivano alla condizione che le molecole oscillino alla stessa frequenza di oscillazione dell'acqua. Allora uno potrebbe dire, allora aspettate, la reazione è solo a Z, no? Perché non è a Z solo? È perché nel momento in cui A incontra Z, cambia, fornisce energia all'acqua, quindi l'acqua che oscillava così, adesso oscilla così. Ah, caspita, ha cambiato la sua frequenza e quindi è in grado di attirare molecole che oscillano con la nuova frequenza. Ecco il processo biochimico, orco, che nessuno ci aveva spiegato. E se non ce l'avamo noi, relazioni biochimiche, parla uno che farà una bella relazione sulla biochimica, nessuna roba si potrebbe verificare. E allora voi capite che quello che diceva Giorgio nella conclusione, circuiti oscillanti, e i circuiti oscillanti ce ne sono, tanti. Io ve l'ho fatto vedere dal punto di vista fisico, e poi, beh, visto che ha parlato di inquinamento lui, vi faccio vedere uno scherzo che ho registrato. E vi faccio vedere come noi ci comportiamo. E poi arrivo alle sebrae. Ma è una seconda. Con la seconda cosa, guardatela qua, guardate che cosa fa. Perché guardate un po', ve li illustro. Ho preso un generatore di frequenza, guardate com'è piccolino, guardate che onda genera questo generatore, vedete? Un'onda sinusoidale. Ma voglio farvi notare che la frequenza di questa onda sinusoidale è 1.470.000 Hz. Sapete cosa vuol dire? Vuol dire che io faccio delle oscillazioni complete 1.470.000 volte in un secondo. Pensate, allora, quando abbiamo generatori o trasmettitori che vanno a miliardi di oscillazioni al secondo. È una cosa incredibile questa. Poi, qui c'è uno strumento che tra poco utilizzerò e che è un oscilloscopio, una specie di televisione. Dai, questa televisione ci potrà permettere di vedere che cosa succede. Quindi io genero un segnale sinusoidale, lo mando in una bobina. Ma caspita, cos'è la bobina? Vabbè, è molto semplice, eh? Guardate, poi quando faremo un esempio, prenderò un filo, lo avvolgo in questo modo. Questo filo è ovviamente un filo avvolto. Si chiama bobina. Bene, io alimento la prima bobina che si chiama primario, l'alimento con un segnale sinusoidale di quella frequenza là. E poi intorno, guardate, la bobina primaria c'ha pochissime spire.
Mentre la bobina secondaria, guardate che bel filo, come avvolto in maniera uniforme, guardate che bello, sono circa 600 spire. Caspita, c'è un rapporto incredibile. Cioè io alimento con un segnale sinusoidale un primario e voglio vedere che cosa succede nel secondario. Vediamo un po' cosa succede. Guardate un po', prendo un neo, guardate, lo vedete, eh? Non è collegato, con la corrente 220 volt, non è collegato con l'alimentazione di casa che voi siete abituati quando accendete la lampadina, in questo caso il neo, no, ce l'ho in mano io, vedete, eh? Non ho fili, non ho niente. E cosa faccio adesso? Guardate un po', questo qui era pronto per essere buttato in discarica. Non avevo assolutamente, non c'è più un gas efficiente, devo buttarlo via. Si è esaurito, si dice. Ma guardate un po' cosa faccio io. Avvicino a questa bobina, caspita, si sta illuminando. Ma io mi allontano. Ma caspita, rimane ancora acceso questo mio. Sembrerebbe quasi che sono diventato uno stregone. Caspita, ma che cosa sta succedendo? Qui dentro c'è un gas. Vi ho detto, esaurito questo gas. Ma io cosa c'entro? Io, corpo umano, io, animale, io, vegetale. Ma questa è una bobina che irradia. L'abbiamo visto, no? Eccola qua. E allora io vengo investito dal campo elettromagnetico di questa bobina. Sapete chi ha inventato questa? Che è stato uno dei grandi, finito male, come molto spesso capita ai grandissimi che scoprono qualche cosa, che sono innovatori, veramente innovatori. L'ha inventato Tesla, questo grande genio. E perché secondo voi noi abbiamo voluto farvi vedere, farvi sperimentare, farvi toccare con mano, oserei dire, questo esperimento di Tesla? Perché questa è equivalente ad un'antenna che è quella delle telecomunicazioni, che è quella della radio, quella della televisione. Quella dei telefonini, quella che poi diventerà il 5G, miliardi di oscillazioni al secondo. E guarda un po', questa qui che ne è alimentata quasi con niente, mi illumina questo neo. Anzi, adesso vi faccio vedere, ne prendo uno ancora più grande, dai, facciamo, stupiamo le persone. Guarda che bello questo neo qua. Oh! Guarda, questa è una potenza notevolmente superiore a quello piccolo che avevo innescato. Ma se questa bobina ha questa caratteristica di far risuonare il gas esaurito di questo neon, figurate, noi certo non abbiamo nel nostro organismo un gas, certo non l'abbiamo, ma abbiamo l'acqua. È il comportamento dell'acqua, i miei colleghi vi hanno parlato lungamente, hanno approfondito, anch'io vi dirò qualcosa dell'acqua, ma così perché non voglio rubare il mestiere ad altri. Ma anche l'acqua risulta sensibile ai campi elettromagnetici che a questo punto vengono generati. Da cosa? Dai trasmettitori. Perché noi siamo, lo dicevo, lo continuo a dire, dovete mettervelo in testa, noi siamo circuiti risonanti. E risonare vuol dire che siamo persone, siamo batteria vivente in grado di ricevere, ubbidire a segnali che vengono, a interferire con segnali che vengono dall'esterno e quindi
È molto importante quello che vi stiamo facendo vedere, perché voi dovete capire fino in fondo che noi possiamo utilizzare questi strumenti, questi campi elettromagnetici in versione positiva per curare, oppure in versione negativa per fare del male. Allora, veramente è il caso di dire onde che curano e onde che distruggono. Ecco qua. Quindi l'attenzione. Ecco per quale motivo noi continuiamo a enfatizzare alcuni fenomeni che provengono sì dalla fisica, certo, provengono dalla fisica, ma vedete che ogni qualvolta io cerco di farmi capire le cose, collego quel fenomeno con il corpo umano, con il corpo dell'animale, col corpo del vegetale, con la materia vivente. E l'interferenza è un'interferenza che avviene sempre. Certo, ecco per quale motivo noi dobbiamo sempre tenere presente che tutta la parte biochimica, che è una colonna portante della medicina moderna, si, come dire, nasce una colonna che è altrettanto portante e che si chiama fisica quantistica, ovvero medicina quantistica. E questi fenomeni spiegano quello che avviene nel corpo umano. Adesso ricominciamo nel dire, visto che Giorgio ha parlato delle Sedrine, Sedrine è un sistema che si basa sulla risonanza. Il circuito è un po' diverso, diciamo, è un po' diverso, anzi un circuito meraviglioso, in grado di esaminare, lo diceva nel filmato, lo spettro di frequenza. Allora anche qui, ma perché lo spettro di frequenza? Cioè, se io ti tiro via un capello, non te lo tiro via perché ce l'ho pochi. Ma se a questo punto esamino il capello di ciascuno di voi, il capello tiene conto di una serie di fattori che sono sicuramente tutti fattori biochimici che avvengono nell'organismo umano, ma anche fattori di natura psicologica, anche fattori legati all'alimentazione, anche fattori legati agli inquinamenti. È la storia. Ma a questo punto mi sono domandato, ma scusa, da capire, perché noi diciamo che attenzione che nel momento in cui noi preleviamo il cappello, da quel momento lì, ma perché? E se lo strappassi 3 ore dopo, le cose sono uguali a quello delle 3 ore prima? No? E perché no? Che è un'obiezione che molto spesso qualche collega fa. Ve lo spiego. Allora, attenzione, io metto su, questa non si vede più, vediamo questo, allora, un sistema di assi cartesiani, ricordate tutti, questo è l'asse X, questo è l'asse Y, questo è il tempo T0, io guardo voi e voglio farvi vedere cos'è lo spettro che esce dal vostro capello. No, no, non guardo il disegno, ma attenzione, che cosa succede nello spettro del vostro capello. All'istante T0. Adesso mi diverto, faccio la stessa cosa,
all'istante T. Guardo sempre voi, parto. Ecco, guardo i due, dico, e lui, fietta, guarda che è un po' diverso, eh. E se te lo faccio all'istante T2, e guardo sempre voi, e lui, fietta, ancora diverso. E certo, perché è diverso? È perché in effetti cambiano le condizioni. Quindi il nostro capello è un rilevatore di spettro di quel momento lì, che è una delle obiezioni che fanno, quindi vuol dire che lo stato del tuo organismo io lo fotografo nel momento in cui strappo il cappello. E quando uno dice, beh, ma allora scusa, è diverso da... È certo che è diverso, perché il comportamento del nostro corpo è dinamico, non è statico. Continua a cambiare nel tempo, non a caso ho messo T0, T1, T2. Allora io posso dire, ma fa capire, tu cosa capisci? Se diciamo che scelgo, che strappo il cappello all'istante T1, guardo questo aspetto, e tu cosa capisci? Effettivamente, capisco un po' poco. Ma qui... su questo asse dove c'era la X è l'asse delle frequenze e questo è l'asse delle ampiezze. Quindi vuol dire che lo spettro è uno spettro che dice come è la variazione delle frequenze e delle ampiezze. E allora cosa ci capisco? Niente. Non ci capisco niente. Eh no, non è vero, vi ho detto una bugia. Perché? Perché voi dovete sapere che c'è una legge fondamentale della fisica, ma voi fregatene delle leggi della fisica, perché ho detto non facciamo una lezione di fisica, e se no siamo qui almeno un anno. Ma tenete presente che se io voglio esaminare questo picco qua, lo vedete, questo piccolo che ha frequenza pari a 1, e ampiezza pari a questo, esiste un teorema della fisica che si chiama teorema di Fourier, ma voi fregatevene, che dice che qualunque segnale che voi volete, sul quale volete indagare, quel segnale è sempre riconducibile alla somma di segnali meravigliosi, sinusoidali che avete visto nel filmato, quando il mio generatore produceva segnali sinusoidali, potevo anche girare, potevo fare dei segnali quadrati, potevo fare dei segnali a denti di sega, esattamente come il segnale della sega quando dovete tagliare un albero. Sono più segnali, ma qualunque porcheria che voi vedete, che è difficilmente interpretabile ovviamente, perché io non posso interpretare quel segnale lì. E ma Fourier ha detto, guarda, che tu c'hai la frequenza, c'hai l'ampiezza, allora sappi che quello lì è ottenuto dalla somma di segnali sinusoidali che hanno frequenza pari a questa. Quindi non sbaglio. Quindi il segnale sinusale di partenza è sulla frequenza 1, quella che abbiamo fatto, più una serie di frequenze multiple che si chiamano armoniche. Quindi voi cominciate a capire che il nostro corpo emette una miriade di roba che però è sempre riconducibile alla somma di segnali belli. E allora cosa succede? Succede che questo segnale qua prende la penna rossa, che questo segnale qua, perché uno si domanda perché l'iPhone, e poi tu lo mandi in Germania, lo puoi mandare dall'altra parte del mondo, ma come fai a mandare un segnale in continuo così? E devi memorizzarlo su un computer e poi devi trasmetterlo via internet dall'altra parte, e allora il computer non è in grado di esaminare questa roba qui e memorizzare questa roba. Allora, sempre la fisica ci insegna
che una qualunque curva può essere vista come la somma, non ci rimanco rosso. Vabbè, proviamo il verde. Sì. Allora, può essere vista come la somma di punti, vedete, ecco, adesso io riproduco questo mio segnale che mi sono inventato, come successione di punti, e ogni punto ovviamente ha la coordinata y e la coordinata x, quindi praticamente passiamo da una curva che si chiama analogica, quindi una curva continua, in una curva discontinua fatta a punti, e questo si chiama digitale. E allora un computer qualunque riesce a memorizzare dei segnali digitali. E cosa faccio? Ecco, poi li mando a un centro di elaborazione dei dati che sarà da qualunque parte del mondo, in questo caso la Germania. E cosa farà la Germania? Prende il segnale che è questo digitalizzato, lo riqualifica, e lì c'ha un mare di segnali che sono memorizzati e li va a confrontare. E poi in tempo velocissimo ti manda la risposta. Ma è una cosa geniale. E scusa, come avviene? Come avviene però? Avete visto? C'hai la tua schedina, dammela perché io non ce l'ho. Guardate com'è fatta. Adesso ve la racconto bene, perché questo penso che sia una cosa. Guarda un po', questa qui è la roba che c'è sulla segnalante, fa vedere com'è fatta, è fatta così, ecco la bobina, ovviamente io ho fatto la bobina nello spazio, quindi voi avete visto che ho costruito la mia bobina e ve l'ho fatta anche vedere, e questa qui è una bobina che viene appiattita su una carta. Ma è la stessa bobina uguale. Allora parte da qui, fa il giro così, guardate, seguite il mio pennarello, fa il giro, arriva finalmente al centro e ritorna indietro così. E la inserita. Ma sembrerebbe quasi allora che il campo magnetico prodotto nel primo giro, guarda, senti, il campo magnetico è così, poi arriva al centro e gira al contrario, quindi forma un campo elettromagnetico esattamente opposto. Allora si annulla. No, non si annulla. Perché non si annulla? E questa è la genialità di chi ha fatto questo circuito. Questo è già elaborato, la prima versione che io continuo a usare e amare, che però non è in tasca, l'ho usata a Milano, è la vecchia versione. Allora mi sono domandato, ma perché se io che ho studiato il comportamento dei campi magnetici c'è la spirale che conduce, che produce un campo magnetico così, e poi ti produce un campo magnetico esattamente opposto? No. Allora mi sono domandato, spiegalo in un altro modo, perché dal punto di vista fisico è complesso. Allora, vedo un'onda del mare, visto che abbiamo qui persone che arrivano dal sud, eccola qua l'onda del mare, va a sbattere contro uno scoglio. E cosa c'è? C'è l'onda di ritorno. E quando l'onda incidente incontra l'onda di ritorno, fa così. Caspita, se tu sei in mezzo, vieni sbalzato. Ma che cos'è questo? L'onda è un'onda particolare che non sto a spiegarti, perché sennò vi dicevo qui altro 10 minuti, 10 minuti mi mancano alla conclusione. Mi tengo qui almeno 2 ore in più. È un'onda scalare. Caspita, l'onda scalare è un'onda che avremo motivo di fare una lezione solo sulle onde scalari, è un'onda che evidenzia
un'energia enorme che arriva di qua. E uno potrebbe domandarsi, questo c'è un circuito integrato, parlo solo di questo circuito, ma scusa, ma da dove cacchio prende l'energia sta roba? Perché dovete domandarvelo, no? E questa qui è una bobina, è come se io venissi qui, gli faccio una bobina e dico, oh, guarda che questa bobina qua induce su di lei, eh? Cosa dice? E dove l'alimenti per indurre il campo elettromagnetico su di lei? Non può essere. Ma qui ve lo dico io come si alimenta questa roba qua. Si alimenta dei campi elettromagnetici che ci sono qui dentro, che sono due. La luce, i telefoni che avete tutti in tasca, le onde radio, le onde televisive, perché se accendete la radio e la televisione, ecco, lì si mette a funzionare. E allora vuol dire che il sistema è in grado di captare, di risuonare su energie che sono energie molto deboli ambientali, le raddrizza e alimenta il circuito oscillante. Questa è una grande scoperta. E quindi ritorno all'S-Drive. L'S-Drive si basa sulla stessa identica bobina che è in grado di captare quello spettro schifoso che vi ho fatto vedere qui e a questo punto dare tutti i dettagli, perché vedete, io sono stato molto semplice, ma pensate quanti punti è la rappresentazione, perché lo dice. Ma scusa, come fai a dire che è intollerante al pomodoro quello lì? Hai ragione però. Ma perché lì qui dentro c'è il pomodoro? Ma ovvio che ci sarà anche il pomodoro. Perché? Perché il pomodoro sarà caratterizzato dalla sua frequenza, no? Massa, pomodoro, campo, energia, pomodoro, frequenza, pomodoro. Quindi uno di questi punti qua sicuramente c'è il pomodoro. Quindi io posso sapere, dare informazioni su tutti gli elementi che io col mio corpo assorbo, che sono, abbiamo detto l'alimentazione? Sì, l'alimentazione, certo. Ma perché? Problemi che sono legati agli organi? Sì, signore, certo. Problemi legati alla testa? Sì, signore. Allora, l'ultima cosa che voglio dirvi, visto che Giorgio mi ha tirato per i capelli, questa è prima cosa. È quello di dire che il problema che si pone guardando questo spettro. Ma allora tu vuoi dire davvero che tutti gli organi, tutte le cellule emettono dei campi elettromagnetici? Quanto bella domanda questa. Che risposta dai? Ma io parto sempre dal cuore e lui mi ha tirato per i capelli. Perché? È perché io faccio il medico e quando c'è un problema, nel caso del cuore, la mando dal cardiologo e chiedo un elettrocardiogramma. L'elettrocardiogramma è la corrente generata dal cuore. Ma se c'è un problema al cervello, posso dire, ti faccio un elettroencefalogramma. Benissimo, cos'è quella roba lì? È una corrente generata dal cervello. Ah, è una corrente? Se è una corrente, allora parlo del cuore, ma la stessa cosa vale del cervello. Tenete presente che il segnale del cuore è profondamente diverso dal segnale del cervello. Il segnale del cervello emette delle onde sinusoidali a frequenza variabile a secondo che io vado a vedere l'onda alfa, beta, teta, delta e compagnia bella, e nel caso del cuore emette un po' di elettroni sul torace, ma io me ne frego e ne metto solo due perché non faccio una lezione di cardiologia. E allora il cuore dà una corrente del genere. Del genere, fa un pochettino. Poi fa un'onda negativa, poi ritorna così, poi fa una stessa cosa, onda negativa, eccetera, eccetera. Questa è la corrente del cuore.
la guarda e dice, ostia, no, c'è quest'onda che è troppo alta, c'è una forma che non è giusta, c'è una frequenza che non è altro che il tempo intercorso tra il picco e l'altro, e si fa una diagnosi. Allora io dico, bene, se è così, sai che ti faccio? Ti faccio, guarda un po', frequenza, questo è importante, qui metto H, che vuol dire campo elettromagnetico, ogni volta che circola corrente, ricordate, è una legge fondamentale della fisica, ma serve molto, ogni qualvolta circola corrente nel corpo, si produce campo elettromagnetico. Allora io te lo rifaccio, aspetta, stavolta lo ricopio, ma che bel picchettone grande. Porco Giuda, ma che roba? Ossia, ma tu ottieni corrente mettendo degli elettroni. Ma lei non ha gli elettroni sul torace. E lei genera questo campo magnetico. Guardalo là, il blu. Cacchio, ma se io mi distanzio così, lo ricevo o non lo ricevo? Lo ricevo. Cioè vuol dire allora che lei genera il campo elettromagnetico e io risuono sul suo campo magnetico, voi in questo momento risuonate sui campi elettromagnetici generati dai vostri cuori. Ed il cervello? Ah, nello stesso modo. Il cervello, no, non ve lo faccio, ma avete capito che le onde cerebrali sono queste, e quindi il campo magnetico equivalente è molto più alto. Ah, allora lei emette dal cuore che io ricevo, dal cervello che io ricevo, e allora mi faccio una domanda per arrivare alla conclusione mia degli spettri. Ma scusa, il fegato no? Ma il pancreas no? Ma la C1 no? No, l'ho già detto, sì, certo, fai, massa, energia, frequenza. E quindi emette. Ah, emette anche. Sì, ma qual è la differenza? Che qui me l'hanno spiegato nell'esame di cardiologia e io ti dico, non l'ho detto a quel tempo, ma quando ho chiamato il mio primario, ho detto, senta, io le faccio il grafico del magnetocardiogramma, ma ho detto, ma scusi, ma lei di cosa parla? È giusto questo? Sì, questo è giusto. Allora tanto è giusto questo. E lui mi ha detto, non capisco quello che devo. Ma adesso noi facciamo quello che vi ha fatto vedere l'elettrocardiogramma del nascituro quando ancora in pancia alla mamma, e attraverso cosa? Attraverso questo. Allora la domanda che mi faccio e che mi faccio è, ma scusa, sul cuore me l'hai dimostrato, bravo, sul cervello me l'hai dimostrato, bravo, e sul fegato? Non riesco a dimostrarlo. E sul pancreas? Non riesco a dimostrarlo. No, non è vero. Non è vero. Se io vi do due elettrodi in mano o vi strappo il cappello, salta fuori lo spettro di fronte. E quella è la somma delle frequenze espresse da tutto ciò che è legato la vostra realtà in quel momento lì, all'istante più. Allora voi capite bene, i sistemi di bioresonanza saranno il futuro e che le strade erano dei punti essenziali per poter dare tutte le informazioni. Per poter dare tutte le informazioni. Non mettetevi in testa che l'S-Drive come gli altri sistemi di risonanza sono benissimo, ho fatto la diagnosi del mio paziente, col cavolo,
Lo strumento è lo strumento che permette di, insieme ad altri strumenti che voi richiederete di approfondimento e compagnia bella, che permette al medico di fare, recuperare la funzione del medico, ovvero la diagnosi te la fa lui, il medico, avvalendosi di tutti gli elementi che possono provenire da strumenti avanzati come potrebbe essere. Capite perché quando si conoscono persone straordinarie come Pier Giorgio si possono costruire cose meravigliose, perché la capacità di trasmettere, rendere in maniera così semplice argomenti così complicati e fruibili a tutti, perché penso, no? Veramente ha fatto tante metafore e esempi pratici della nostra vita, che possiamo veramente pensare di essere in una vera e propria rivoluzione. Quando io parlo di rivoluzione epigenetica, di biofisica, di medicina quantistica, è chiaro che possiamo farlo. E grazie a uomini come il professor Pier Giorgio Spaggiari, questo è possibile perché ti permettono di essere anche credibile, no? In quello che fai. Quindi grazie di cuore, Pier Giorgio. Grazie.